Ciao a tutti ragazzi, qui XingStellar che parla e oggi siamo con una nuova lotta wifi contro Filippo. Partiamo. Non ho nulla da dire per questa battaglia all'inizio, magari abbassiamo un po' il volume. Allora, io decido di partire in campo con Aspinia, dato che in pratica regge tutta la squadra avversaria a parte Clevenant. Lui decide di andare con un Drago Dance per aumentarsi attacco e velocità. Io, sapendo che Dragonite si usa con Multisquame e Vulnero Polizza, decido di andare con Imbrampata. Purtroppo non lo scorto, quindi non gli dimezzo l'attacco. Lui, vedendo che ho utilizzato Imbrampata, dice: vabbè, aumentiamoci ancora l'attacco. Solamente io decido vado con Gelo Raggio dicendogli bye bye Dragonite. Purtroppo non basta per mandarlo KO e scopro che non ha Vulnero Polizza. Lui va con Dragartigli che non basta mandarmi KO nonostante dopo due Dragodanze. Quindi sì, penso che questo Dragonite non sia così tanto forte, ma in fondo Anaspide è un gran vuol fisico, quindi non dovrei lamentarmi del Pokémon avversario quando è il mio Pokémon che è difficile da buttare giù. Mi manda in campo Greninja e io, temendo un Lacerboso, decido di cambiare e mandare Beyblade, che con prepotenza gli diminuisce l'attacco. Lui va con Cresci Pugno e quindi si porta l'attacco normale e scopre che il suo è un Greninja fisico e per di più non ha mutatipo, quindi perché non è mutatipo? Seriamente, perché non è mutatipo? Lui va con Acrobazia che non basta per mandarmi KO e io attacco con Triplo Calcio, dato che se avessi usato Zuppa mi sarebbe diminuito anche le difese, e avendo visto che Acrobazia non mi piaceva la cosa. E poi Greninja può anche imparare Scrasenso, quindi lui decide di ritirare Greninja e mandare Crevenant predilettando un'altra mia mossa tipo lotta, cosa che ovviamente ho fatto. Io utilizzo preveggenza, così posso tranquillamente attaccarlo anche con le mie mosse che ho. Lui invece utilizza fuoco fatto, quindi adesso ho l'attacco orribile. Decido di attaccare con Zuff essendo la mia mossa più potente, ma purtroppo Prevenant lo resiste abbastanza bene e in più mi diminuisco le difese. Fortunatamente per me lui decide di andare con Spettro Tuffo, e infatti penso che il suo non sia un team così tanto competitivo, penso sia un metà-metà. Comunque lui va con Spettro Tuffo, io decido di cambiare perché Beyblade mi potrebbe servire ancora, e mando in campo Anaspidea che regge di tutto. Lui va con Spettro Tuffo e non mi manda KO, decide di cambiare Pokémon, anche se avessi usato Legnicorno mi avrebbe mandato KO tranquillamente. Io utilizzo Ripresa predittando che magari avrebbe avuto paura del Gelo Raggio. Lui va con Cresci Pugno e infatti io dico: ehi, il tuo Dragonite con due Dragonite non mi ha fatto nulla, pensi di farmi tu qualcosa Greninja che è fragile come una foglia? Infatti dopo aver usato Cresci Pugno per aumentarsi l'attacco, il mio gioco forse manda KO. Qui lascio Anaspidea pensando che l'avrei potuto resistere, ma mi dimentico che le debolezze per 4 sono quasi impossibili da resistere, quasi, appunto detto quasi, si sono rari casi in cui si resistono. Mando in campo Elephant e ovviamente, dato che Elephant è più veloce, utilizzo Scaglie Gelo invece che Gelo Scheggia, quindi One Hit KO per Trevenant che ha Riginergia, da quel che ho visto. Ah no, ma che Riginergia, ho usato l'unicorno, che stupido che sono. Comunque lui manda in campo il suo Lucario che è Uber, ma sono riuscito a fermarlo con in pratica ho utilizzato tutto ciò che avevo. Mando in campo Mega Neora perché resiste abbastanza bene alle mosse tipo lotta. Ovviamente decidi di Mega Evolverlo. Io Mega Lucario non ho mai trovato un problema,
Sfortunatamente ultimamente non so perché, ma non riesco mai a farlo fuori. All'inizio non è mai stato un problema trovarmelo di fronte, ma ultimamente non so perché, ma tutti lo stanno rendendo Uber, quando all'inizio non lo era Uber, era semplicemente un pochettino più forte degli altri, ma si buttava giù tranquillamente. Lui utilizza Pietrataglio e mi manda a capo Omega Neura, scoprendo che è un attaccante sia fisico che speciale. Mando in capo Bel Beat soltanto per abbassargli l'attacco, grazie a prepotenza. Quindi il lavoro di Beyblade non è servito, addio. Mando in campo Tip e decido di utilizzare protezione tanto per consumargli un po' i pp delle mosse, della mossa forza sfera, dato che la sta spammando come se non ci fosse un domani. Lui attacca con forza sfera e io dice oddio è finita. E invece no, Tip lo resiste e io attacco con rivincita per consumargli quel poco. Proprio a poco. E se avessi usato luce lunare magari sarebbe stato meglio. Comunque vado ancora per protezione, tanto per consumare le pp di forza sfera, anche se sicuramente non cambierebbe niente. Ha soltanto allungato questa lotta. Forza sfera mi manda KO ovviamente. Mando in campo It's a Crab e decido di farlo mega evolvere, ovviamente, perché un mago normale ormai non si vede più, però si potrebbe usare. Comunque lui va con Zuffa dicendo oddio attacchiamolo con tutto ciò che ho e mi lascia con metà vita, quindi questo significa Mega Mawile è più forte di Mega Lucario, almeno questo secondo me, ma io ovviamente non ho contato il prepotenza di prima. Comunque Carineria, KO e addio Mega Lucario. Lui manda in campo Typhlosion, essendo il suo penultimo Pokémon. Io attacco con Sbigo Attacco e li consumo un gran bel po'. E il suo lanciafiamme mi manda KO, per mia sfortuna. Hai fatto un buon lavoro, Zagreb. Mando in campo Elephant, essendo il mio ultimo Pokémon. E decido di attaccare con Scagliagelo. Con Gelo Scheggia, essendo lui più veloce di me. Sfortunatamente lo lascio con, penso, 1 o 2 Piss. Quindi sì, questa battaglia l'ho persa e se quel gelo scherzo, se le avessi, con uno Sbigo Attacco, le avessi consumato quel 1-2 punti in più, gelo scherzo sarebbe servito a mandarlo KO, avrebbe mandato Heliolisk e con Terremoto l'avrei distrutto, letteralmente l'avrei completamente distrutto. Bella lotta Filippo, anche se Mega Lucario è ormai Uber, quindi tutto ciò che posso dirti è cerca di non usare gli Uber. Perché dai, che cos'è il bello di vincere utilizzando un Pokémon che sai che per buttarlo giù serve utilizzare il mondo intero? Cioè, non è divertente. E comunque io sì, penso che ormai l'abbiate capito che è un po' tipo l'allergia per i Pokémon overused. Infatti la maggior parte dei miei Pokémon sono tutti underused, never used e rarely used, ma perché mi piace utilizzare Pokémon che non utilizzano gli altri. Ma questo non significa che non utilizzo Pokémon che non utilizzano gli altri, perché come potete vedere anche da questa squadra ho abbastanza Pokémon che sono sugli overused. Ma mi sto dilagando come al solito, quindi noi ci vediamo domani con la prima parte di Fire Emblem e alla prossima, ciao!